Amici, buonasera, eccomi ancora a voi con una diretta. Non è facile per me fare queste dirette perché è andare senza rete e quindi ogni volta con una certa preoccupazione, si può dire, mi metto qua a fare delle comunicazioni a voi e anche a me stessa. Stiamo vivendo un periodo tremendo, è inutile che io mi ripeta, lo sappiamo tutti, è una vita sospesa, una vita preoccupata. Dove arrivano ogni giorno comunicazioni contraddittorie, spaventevoli. Adesso c'è questa storia che se tu non ti vaccini con questo vaccino appena arrivato dal 27 di dicembre, vaccino sperimentale di cui sappiamo molto poco e non conosciamo gli esiti a distanza, non li sappiamo, possono esserci tra mesi o anche tra anni. E questo fatto che bisogna assolutamente farlo pena l'esilio, pena non avere il passaporto, non avere la patente o essere licenziati, non so, si sentono dire cose di questo genere, quanto sia di vero e quanto ci sia di falso, però anche di vero c'è qualcosa, perché comunque il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma si è attivato a che tutti i medici, anche pensionati, non i libero professionisti, si mettano in fila a fare questo vaccino. Comunque parleremo in seguito di questo. Io stasera voglio condividere con voi uno scritto di Maria Fida Moro, la primogenita di Aldo Moro. Tutti sappiamo Aldo Moro chi è stato assassinato dalle Brigate Rosse negli anni 70 e dunque è una giornalista e una politica, è stata senatrice nella decima legislatura. Ha scritto 4 mesi fa una riflessione molto, molto bella, molto poetica, molto vera, che voglio condividere con voi. Sta girando sui social, quindi molti di voi la conoscono, però trovo che stasera, se riflettiamo su queste parole, troveremo anche un senso alla nostra vita. Ecco, scrive così. Insomma, credete davvero che siamo tutti stupidi? L'allerta permanente, alla lunga, ottiene l'effetto contrario, come nella famosa storia al lupo al lupo. La sicurezza non esiste, a nessun livello e a nessun titolo. E ciò non di meno è necessario vivere, lavorare, andare a scuola, fare le cose di tutti i giorni, viaggiare, riposarsi. Non si sentono altro che i numeri che si contraddicono e che sono anche molto noiosi. Mentre giocate ai bollettini, la vita continua senza di voi. Ogni giorno che passa restate più indietro. Siete terrorizzate dalla vita, dalla quale la morte fa parte integrante. E non c'è cura, non c'è vaccino, non perché non ci sia vaccino, ma perché è risolto un problema, se ne presenta subito un altro. La vita è divenire e ci mette alla prova di continuo. Bisogna imparare ad esistere in pace e a convivere anche con le cose brutte. Dobbiamo darci pace, altrimenti la vita non sarà mai vita, ma puro terrore. Lasciate che i ragazzi vadano a scuola in modo possibile. Lasciate che loro e anche noi respiriamo ossigeno e non anidride carbonica. La vita si cura da sé, lo fa da millenni. Ricordate che la vita avanza verso la vita e non, come tendiamo a pensare noi, verso un oscuro oblio. Nella nostra epoca, cosiddetta civile, manca la cultura della morte, che è solo un momento di passaggio verso uno straordinario meglio che noi non possiamo nemmeno immaginare perché siamo limitati dal gioco di ruolo che stiamo vivendo qui. Se solo ricordassimo un barlume della magnificenza che ci attende, andremmo via subito. Per favore, restiamo fermi solo un attimo a respirare lentamente e a guardarci intorno. La bellezza ci parla di amore, di gioia e di verità,
Vi sarà capitato vedere dormire un neonato serafico, al sicuro da tutto, al suo posto nel cosmo. Noi ci agitiamo ed invece dovremmo rallentare. L'eternità è. Non va e viene. È il nostro destino cosmico. Nessuno può togliercela. L'eternità è. Da sempre e per sempre. E in questo preciso momento qui noi siamo insieme con lei in tutte le cose. Gocce di mare, granelli di sabbia, alte montagne, piccoli fiori delicati, galassie sconfinate. Se il nostro destino è l'eterno, cosa volete che ci faccia un virus che peraltro ha un posto ed una funzione a sua volta nel creato? Noi siamo qui per uno scopo ben preciso. Sperimentare e scegliere, dopo molti tentativi ed errori, l'amore dal quale proveniamo e che tutto tiene insieme. Il nostro destino non è la sofferenza né la morte, bensì luce risplendente e gioia senza fine. Non ci lasciamo rinchiudere in un bozzolo di numeri, lasciamo invece che la gioia, la più alta espressione della vita stessa, sia dovunque e per tutti. Noi, Gaia, il Covid, il clima, le donnole, gli opossum e i cristalli di rocca, i guerriglieri, gli afroamericani, i malati, siamo uno e stiamo giocando insieme al gioco della vita che ci riporta come un fiume, ansa dopo ansa, all'iridiscente meraviglia dalla quale proveniamo e alla quale faremo ritorno ineluttabilmente. Maria Fida Moro. Io credo che a tutti, sono sicura che a tutti è piaciuta questa riflessione, questo scritto di Maria Fida Moro, perché tocca le nostre corde più profonde. Noi vogliamo vivere, vogliamo amare, vogliamo gioire, perché la vita è questa, la vita non è divisione, non è rabbia, non è fratello contro fratello, la vita è comunque è difficile e dobbiamo affrontarla, non mettendoci la maschera, il casco, via dicendo, dobbiamo affrontare questa vita. Di virus ce ne sono stati tanti, ce ne saranno tanti, siamo contornati da virus, da batteri, ma non sono questi quelli che fanno paura, è la mente criminale umana che fa paura e ne abbiamo visti di esempi di criminali nella storia, abbiamo visto che cosa è successo nei campi di concentramento. Stiamo vedendo tutti i giorni massacri dei cristiani nel mondo sotto il silenzio complice di tanti, di tutti. Ormai l'Africa è diventato un teatro di massacro dei cristiani, ogni giorno di missionari, anche di civili. È la cattiveria che bisogna combattere. Non dobbiamo combatterci tra di noi, sono quelle quattro teste malate che ci hanno racchiuso in un pugno. Che ci hanno dato la droga, e la droga, appunto, come dicevo nel video di ieri, non è l'eroina, non è l'LSD oppure le droghe moderne, insomma, ce ne sono veramente tante. Ma la droga è la televisione, la vita comoda, i soldi, il non fare nulla, il sussidio, questa è la droga. E la vita così è stata azzerata a niente, a un niente. La vita è creazione, creatività, è gioia, è voglia di fare, è sacrificio. La vita è sacrificio, non si ottiene niente senza sacrificio. Adesso abbiamo la guerra tra diverse fazioni, negazionisti, non negazionisti, ma cosa sono queste parole? Non esistono queste. Il negazionismo è quando io nego una cosa, qui non siamo in questa situazione. Tu non ti vuoi vaccinare, allora sei un negazionista. Ma che roba è? Ma che cos'è? Perché non riflettete un attimo? Perché non riflettiamo insieme un attimo? Ho visto ieri sera, anche stamattina, il TSO che è stato fatto a Dario Musso, il fratello di Massimiliano Musso che da quest'estate, da quando questo ragazzo di 33 anni si è messo, mi pare, a Canicattì, no, no, in Sicilia, insomma, mi sfugge la cittadina, nella sua macchina con un megafono a esternare la propria opinione. D'altra parte c'è un articolo 21, è più di un articolo della Costituzione, ma il 21 in particolar modo, insomma, ognuno è libero di esternare il proprio pensiero senza
insomma, scende nella calunnia, nella diffamazione, ma questo ragazzo stava esternando il proprio pensiero sulla gestione di questo Covid. Insomma, è stato messo in reparto psichiatrico con contenimento, in TSO. Il fratello per giorni ha cercato di contattarlo, è impossibile. Se voi andate a vedere il video, no? Il video che basta cercare Avvocato Musso, lo troverete. È terrificante, cioè questo avvocato che chiamava sia come fratello sia come avvocato in ospedale per avere delle informazioni. Io sono un medico, ve lo sapete, ho lavorato per oltre 30 anni in ospedale, quindi so come funziona un ospedale. L'ospedale a Roma, ho lavorato al San Camillo, insomma non parliamo di un ospedale di campagna, così, senza voler assolutamente denigrare niente, ma dove ci sono i grandi numeri, grandissimi numeri. Lavoravo in rianimazione, pronto soccorso, parliamo di neonati, io sono pediatra neonatologa, quindi insomma avevo a che fare con la vita sul nascere, con le famiglie, con le madri, con le nonne, con i papà, eccetera, quindi so di che parliamo. E questo avvocato si rivolge ai carabinieri, non abbiamo la macchina, si rivolge alla polizia, ma dovete rivolgere ai carabinieri. Diciamo, questa è una storia che tutti noi conosciamo benissimo i disservizi. Poi è facile andare verso una persona semplice, secondo loro non tutelata, e arrestarla, portarla in TSO, e poi quando chiedi giustizia, chiedi informazione, legittima e giusta informazione, non ti viene risposto, ti viene sbattuto il telefono in faccia. Ma questo non si può accettare. Noi adesso non possiamo accettare questa situazione. Adesso, dunque, c'è stato questo DPCM ancora in auge, no? Che fino al 6 tutto chiuso, poi il 7 insomma, libero. Invece no, pare che forse l'8 ci sarà un nuovo DPCM e tutto si slitterà al 15. No, al 15, se uno ha già preso propri... No, se abbiamo ognuno di noi fatto i nostri programmi in base a questi DPCM che sono ogni 2x3. Adesso così, improvvisamente, tutti noi... Ah, perché? Perché Giuseppe Conte ha pensato che forse... Ma, insomma, qui non vuole niente nessuno, ma vogliamo la nostra libertà, vogliamo chiarezza, vogliamo coerenza. Vogliamo coerenza. Io, questo è un video abbastanza lungo, però le cose che dico credo che interessino a tutti noi. Non possiamo essere obbligati a... sperimentare un vaccino, perché appunto è un vaccino sperimentale. Questo sia chiaro. Io ho fatto vaccini da medico pediatra ospedaliero, ma anche in un ambulatorio medico ne ho fatti di vaccini, certo, ma non questo. Quindi io non sono negazionista, non sono Novax, con queste nuove formule di classificazione abbastanza becere, abbastanza imbecilli, dette da persone che sicuramente quando parlano di negazionismo in questo ambito sono persone ignoranti, imbecilli. E quindi non possiamo farci etichettare come negazionisti, no, siamo persone che pensiamo. Vi volete fare il vaccino? Fatevelo, ma non mi potete obbligare, nemmeno altri. E se uno dissente da questo, tu gli fai il TSO, tu gli levi la patente, tu non gli consenti di viaggiare, di prendere l'aereo. Ma dico, amici, su questo punto non dobbiamo transigere. Io ho letto lo scritto di Maria Fida, Moro, che è veramente straordinario, bellissimo, una riflessione straordinaria, parla di pace, di amore, di morte, di vita. Ed è la verità. Ma in questo momento noi dobbiamo tutelare la nostra vita, perché... abbiamo tempo per morire, abbiamo tempo per gustare l'eternità, sono certa che sarà, non lo so come sarà, della verità. Io sono cristiana cattolica praticante, però io, insomma, sinceramente finché c'è vita, c'è speranza, io voglio vivere fino a che posso. Poi quando andrò, la vita è limitata, 80, 90, 100 anni, insomma, voglio dire. Poi l'eternità, eternità è, sì, è, ok, però quella riflessione io l'ho fatta mia, ve l'ho letta. Però oggi è che io non mi voglio vaccinare, oggi è che io voglio uscire, oggi è che io non posso essere ostaggio, oggi è che i ristoranti devono essere aperti, i bar. Io non sono né un ristoratore né un barista, però se io voglio andare a prendere un caffè devo poter prendere. Se un barista vuole avere il suo bar aperto, lo deve tenere aperto. È ora di finirla, ma finché...
ci sarà una grande fetta di popolazione terrorizzata, che va con la mascherina, che ti guarda in cagnesco, che ti spara addosso, magari se avesse la pistola ti sparerebbe pure. Morte tua, vita mia. Non è così che funziona. Non è così che funziona. Io mi rivolgo agli altri che come me fanno le dirette, mi rivolgo a Musso, a Polacco, insomma ce ne sono veramente tanti. Uniamoci, uniamoci, perché da soli, facendo le dirette da soli, arriviamo fino a un certo punto, ma noi dobbiamo fare qualcosa di più. Noi dobbiamo reagire, perché noi siamo un esperimento. Noi siamo un esperimento. Se riescono a piegarci, è fatta, per loro è fatta. Se noi resistiamo a questo esperimento, per loro non è fatta, devono tornare indietro. Ritorneranno fra 20 anni, 15 anni, non lo so, però adesso intanto blocchiamo il pericolo. Noi non possiamo, come tante pecorelle, fare l'immunità di gregge. La parola lo dice, immunità di gregge. Il gregge che cos'è? Le pecore. Allora, se noi blocchiamo questo esperimento in atto, loro se ne devono andare. Ma siamo in un pericolo gravissimo. Gravissimo. Dice, beh, adesso lo fa prima la sanità, poi le forze dell'ordine. Beh, certo, prima hanno tracimato gli ospedali. Le hanno eliminati, no? Adesso eliminano i medici. Bello, interessante, veramente molto interessante. Ma avete riflettuto su questo? Dice, gli ospedali stanno esplodendo. Certo, la medicina di territorio è stata abolita, gli studi nei medici chiusi, tutti gli studi dei medici di medicina generale sono chiusi. È certo che l'ospedale esplode, è naturale, non è che ci vuole il premio Nobel o ci vuole un quoziente intellettivo chissà che, ma anche un minus ci arriva, è ovvio. Se prima tu spalmi su tutto il territorio l'utenza che ha bisogno di una visita per una ipertensione o so quello che sia, insomma, no? Che ogni giorno io posso elencare la patologia medica, no. Ci sono delle competenze che vanno esaudite in determinate, delle richieste che vanno esaudite in determinate strutture. No, però lo studio di medicina generale è chiuso, è vergognoso, cioè è criminale chiudere gli ambulatori dei medici generali, di medicina generale. I medici che fanno? Telefonista. Ah, la febbre, c'è 65 anni, vabbè, deve andare. Ah, questo, aspetti, le mando la ricetta telematicamente. Questo è quanto. Ma fino a quando possiamo reggere? Ma noi vedremo degli effetti devastanti, già li vediamo. Protocolli terapeutici? Zero. Prevenzione? Zero. Terapie contro i tumori? Zero. Ecografia, risonanza magnetica? Tra un anno, due, tre forse. E tutta la nostra, scienza, il nostro esserci sacrificati per anni, anni, anni a studiare, a fare guardie di giorno, di notte, dove sono andati a finire? No, c'è il virus, e ora c'è il virus, ma guarda un po' che c'è il virus, prima non c'era nessun virus. Io credo che ci dobbiamo svegliare con questo 2021. Sappiate che se non ci svegliamo sono cavoli amari. Questi hanno vinto, hanno fatto bingo. Regolatevi, regoliamoci. Ho letto qualcosa, adesso mi sfugge, che mi aveva lasciato piuttosto impressionata, non mi ricordo cosa, aspettate, guardo. Guardo un attimo, che adesso non me la ricordo perché le cose sono veramente tante. Ah, leggo questa. La Spezia, TGcom 24. Infermiere negazionista, che non so, per il vaccino negazionista, quello che dicevamo prima, no? Contro il vaccino, segnalato all'ordine, ora rischia la radiazione.
L'operatore sanitario attacca sui social network la narrazione sull'epidemia e chi non la pensa come lui scrive: siete covidioti. Rischia la radiazione l'infermiere di La Spezia che sui social, ma prima o poi arriverà qualcosa anche a me e anche agli altri colleghi, ma insomma noi reagiremo naturalmente, perché quando ci chiameranno per fare il vaccino, mica noi diremo no, non lo voglio fare, dammi il consenso informato. Io leggo il consenso informato, dopodiché il medico che mi farà il vaccino mi dovrà sottoscrivere sotto la propria responsabilità che se ci saranno fenomeni avversi da qui a 30 anni pagherà lui o i suoi discendenti. O pagherà la struttura, o pagherà... Insomma, qualcuno deve pagare, si deve prendere la responsabilità. E dopo che avrà firmato, vedremo. Ma dubito che firmerà. Quindi vi consiglio di non dire io non lo faccio. Certo, andiamoci. Comunque con l'avvocato, ci dobbiamo andare con l'avvocato, sia chiaro, perché questi se ne sbattono dell'articolo 32 del codice di Norimberga, lo hanno dimostrato, siamo in piena dittatura, non illudetevi, se ne fregano, se ne sono fregate e se ne fregheranno. Noi dobbiamo andare con l'avvocato, non è che non andremo, dovranno firmare che si prenderanno la responsabilità e pagheranno. E io voglio il consenso informato, come io lo sottopongo a tutti i miei pazienti. Che cosa faccio? Che cosa eventualmente devo inoculare? Inoculo. Il consenso informato che fanno quando si devono sottoporre a una risonanza magnetica, un TAC, una radiografia, tutto quello che vi pare. Ormai da anni c'è il consenso informato, ci deve essere anche qui. Concludo e poi vi lascio. Allora, l'ordine degli infermieri locali, attraverso il presidente Francesco Falli, fa sapere che l'operatore nei prossimi giorni verrà sentito in audizione come previsto dal regolamento disciplinare. Beh, perché adesso abbiamo tanti reucci, no? Tutti questi presidenti degli ordini, medici, infermieri, eccetera, no? Sono tutti reucci. Sono stati... santificati, cosa devo dire? Hanno sacri poteri di vita e di morte, per cui alzano, no, il telefono, il fax, la PEC e mandano ordini. Andati là molti per collusione, con quattro voti, no? Con quattro voti, noi su 350.000 medici, non so su quanti mila medici a Roma, nella provincia di Roma, insomma un gruppettino di medici va a votare, sempre gli stessi, sempre con l'indicazione generale, lo sappiamo, perché io è la prima volta nella mia vita, nella mia lunga vita professionale, che non ho votato quest'anno. A dicembre ci sono state le elezioni, io non ho votato, è la prima volta nella mia vita. Ieri sera ho ricevuto una mail, un WhatsApp da parte di un consigliere dell'ordine dei medici, in cui, adesso ve lo leggo, ve lo voglio leggere, l'ho anche pubblicato a dir la verità. Allora, ditemi se è accettabile una cosa del genere. Comunque, ok, allora, ieri sera, ieri sera 4 gennaio 2021, alle ore 20:24 ricevo questo messaggio WhatsApp. Titolo: Covid, Maggi, Omceo, ottenuto accordo con Regione Lazio per estensione vaccino a tutti i sanitari. Roma 4 gennaio, qualche giorno fa nel pieno del dibattito tra sparuti medici Novax e la necessità di estendere il vaccino contro il Covid anche ai liberi professionisti sanitari, non dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale, Antonio Maggi, presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, lo aveva detto chiaramente, il siero va dato a tutti i sanitari, invitando i colleghi più restii a farsi vaccinare per non essere veicolo di contagio. Oggi, a solo 7 giorni dall'avvio della campagna vaccinale per gli operatori sanitari, il presidente ha incassato la promessa dall'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato, che il vaccino verrà fatto a tutti i professionisti, dipendenti e non, pensionati riservisti che possono sostituire un collega, medici specializzandi che hanno recentemente protestato per essere stati messi in coda alla lista.
Gli odontoiatri, gli iscritti ai vari ordini medico-sanitari che non sono inglobati nella sanità pubblica né accreditata. Presidente Maggi ha portato in Omiceo un bel risultato. Come vi state organizzando e cosa comporterà? All'assessore D'Amato, che ringrazio come ordine di Roma, forniremo tutti i nominativi dei colleghi che devono essere vaccinati. Professionisti che sarebbero sfuggiti alle maglie regionali, poiché di difficile individuazione, essendo impegnati in strutture non convenzionate. Lo schema si replicherà per le altre province laziali, così da coprire con il vaccino tutta la popolazione sanitaria del Lazio. Abbiamo conteggiato le dosi disponibili, i vaccini per tutti, eccetera, eccetera. Insomma, non vi voglio cordogliare. Vi voglio dire per inciso, perché qui a Roma c'è una bella tradizione. I figli dei presidenti degli ordini dei medici, chissà com'è, sono tutti impiegati all'ENPAM, a partire da Meledandri, da Lala, da Maggi. E com'è sta storia? L'ENPAM è l'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici. Verso questa fondazione o contro questa fondazione io ho lanciato una petizione esattamente il 19 gennaio 2020, l'anno scorso, quando dopo un'intervista di Fuori dal Coro mi sono un po' inquietata, perché in questa intervista viene intervistato Alberto Olivetti, il presidente, il quale alla domanda dell'intervistatrice, lei quanti soldi prende come presidente dell'Ordine dei Medici? E dice 53.000 euro al mese, 634.000 euro l'anno. Avete capito bene? 53.000 euro al mese, 634.000 euro l'anno. Perché me li merito. A fare cosa? Dunque, che cosa? I medici prendono come pensione dopo 40 anni 180 euro, 200, 300 euro, a seconda di quanto negli anni hanno versato. E però i figli dei presidenti sono bravissimi, ammazza se sono bravissimi. Normalmente sono avvocati che lavorano per l'ENPAM o altro, non lo so, sicuramente avvocati sì. Poi ci sono altri con altre mansioni, non lo so. Però i figli dei presidenti dell'Ordine dei Medici di Roma hanno una carriera fulgida all'ENPAM. Bene, caro presidente Maggi, lei ha preso questa bella iniziativa, siamo contenti. E vediamo come va a finire. Bene amici, adesso io volevo fare una diretta di poco tempo, però ci ho preso gusto, perché le cose da dire sono veramente tante. Comunque vi saluto e attendiamo gli eventi. Un abbraccio da Roma Capitale. Ciao, ora vado a preparare la cena, perché bisogna mangiare, finché ce lo permetteranno ancora.